quanto riguarda appunto la cultura della donazione, del dono degli organi, tessuti e cellule, perché volevo dire che noi volontari qui a Foggia siamo impegnati, dico, quasi H24. Entriamo nelle scuole, parliamo con tutti, non perdiamo nessuna occasione per divulgare questa cultura. E devo dire la verità, sta dando i suoi effetti, perché in effetti la Regione Puglia, che funziona bene sotto questo aspetto, è risalita nelle graduatorie nazionali. E vi devo dire di più che la sezione provinciale Foggia bene, rappresenta nell'ambito della regione il secondo posto, ma siamo quasi a pari punti con Bari, con ben quasi 17.000 iscritti, cioè nella sezione provinciale di Foggia ci sono 17.000 iscritti all'anno. La città di Foggia Aido, noi siamo presenti in questa città da 46 anni, da quando Filippo Carboni l'ha fondata, adesso noi siamo le sue eredi, qui a fianco a me c'è la figlia, c'è il signor Francesco Mazzio che rappresenta la Puglia in questo momento perché è il presidente vicario e noi da soli per anni siamo riusciti a supportare tutte le presenze delle donazioni della regione Puglia. Lo faccio per aiutare tutte le altre persone che sono in lista di attesa, che aspettano il dono per il trapianto e per continuare una vita normalissima come la faccio io da 18 anni con questa. Bravo.